tutti e grazie all'Associazione Amici della Scuola Lehman che ogni anno riesce a mettere insieme un quadro sempre più variegato, sempre più composito, sempre più interessante, perché non è affatto scontato dopo 21 anni di attività che, come dire, si riesca a ritrovare qua al villaggio Lehman quell'antica passione per la tessitura, per la manufattura tessile che ha animato questo villaggio, come dire, nei decenni precedenti. Questo secondo me è veramente il senso della manifestazione: far vedere a livello culturale, a livello storico, cos'era il villaggio Lehman, cosa può essere, e quindi questa manifestazione è sicuramente il più grande evento di valorizzazione di questo villaggio. Premia il miglior allestimento all'interno dell'esposizione ed è un premio che è speciale perché è un ricordo che ogni anno la famiglia Cavallo mette a disposizione insieme all'Associazione Amici della Scuola Lehman e nome Magda Cavallo. Un applauso per questa grande, grande donna che abbiamo conosciuto. E l'interno del miglior allestimento un po' mi commuove, ma è ortolana e quindi chiedo che venga a ritirarlo la presidente della nostra associazione. Grazie. Però vogliamo tutte le ragazze, donne in ferri corti qua sul palco, perché è solo grazie a loro che tutto questo si è realizzato. Forza Patrizia, forza Cristiana, un attimo, proprio solo un attimo prima di dare inizio alla sfilata, ma perché questo l'abbiamo vissuto con passione e sono i nostri frutti della passione. Grazie. Ringraziamo la giuria composta da appartenenti alle aziende che sono qui presenti, quindi Diffusione Tessile, Bassetti e Ragno, che assegnano il premio con questa motivazione: per l'originalità del saper unire fili e frutti con grande freschezza. Grazie, 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 non ce l'aspettavamo. Sono commossa, capisco perché Fiorella non sapeva chi avrebbe ricevuto questo premio, e voglio ringraziare tutte le donne, che sono tantissime, che hanno lavorato con noi e che ci hanno permesso di realizzare questo frutto della nostra passione, che è il lavoro per la maglia e per la creatività. Grazie.